cari amici lettori e pensatori liberi. Oggi vorrei proporvi ancora un percorso tematico, nell'ottica di venire incontro ai tanti ragazzi che si avvicinano all'esame di maturità. Ma non è un percorso solo ideato per i ragazzi, ma per tutti, perché ognuno di noi, come si prefigge questo canale di dimostrare, può trarre fonti di riflessione per la vita quotidiana dalla letteratura. E il percorso tematico riguarda proprio il rapporto tra la letteratura e la meccanica, potremmo dire, o la tecnologia, quella che i greci chiamavano tecne. È bene dire, per chi non lo ricorda sempre, che la tecnologia non è solo quella odierna, cioè quella che riguarda telefonini, computer, software e quant'altro. Ma la tecnologia nasce con l'uomo e sebbene oggi abbia maturato le sue forme più sofisticate, in realtà possiamo considerare tecnologia anche l'invenzione della ruota piuttosto che l'invenzione della freccia, ovvero tutti quegli ausili che facilitano le difficoltà della vita quotidiana degli uomini e migliorano le condizioni di vita. La letteratura è piena di riferimenti alla tecnologia. Mi viene in mente, da un punto di vista mitologico, il riferimento a Dedalo, un personaggio mitico narrato per le sue eccezionali doti ingegneristiche. Egli era l'inventore, lo scopritore, l'ideatore e anche il costruttore del labirinto di Minosse, in cui era custodito il Minotauro. E tutt'oggi, quando noi parliamo di un dedalo di strade, da un punto di vista linguistico, ci riferiamo proprio alla capacità artistica di dedalo e ingegneristica di produrre labirinti e quindi poi sapere anche uscire. Ma Dedalo non costruiva solo labirinti, ma anche mostri meccanici. È bene dire che questi mostri venivano considerati a metà tra la tecne, cioè la tecnologia, e la magia. E questo concetto di unione tra tecnologia e magia si protrarrà per molti secoli, fino a quando poi le scienze non dimostreranno in maniera logica l'inesistenza della magia sulla base di queste invenzioni tecnologiche. Ma il mondo greco è stato sempre in tensione alla scoperta di nuove tecnologie che migliorassero la vita quotidiana. E, per esempio, le macchine da guerra, non solo quelle inventate da Archimede, ma anche precedenti, anche il cavallo di Troia era in sé una tecne, cioè una tecnologia. E naturalmente mi viene in mente che un altro ambito in cui venivano usate le macchine era il teatro. Il teatro, con le sue macchine sceniche, cioè delle macchine che servivano, erano utili alla scenografia, aveva prodotto grandi invenzioni e per esempio tutt'oggi noi usiamo la formula espressiva Deus ex machina, ovvero un dio è stato sopra una macchina e si tratta di una tecnologia inventata dal teatro greco per fare apparire gli attori che impersonificavano gli dei attraverso queste macchine che indossavano ed erano nascoste da un apparato scenografico. Anche queste erano le macchine e questo concetto di Deus ex machina rappresentava l'apparizione salvifica del Dio e risolutiva di ogni trama tragica, ma in fondo anche nella commedia poi viene usato questo strumento. Il rapporto tra la letteratura e la tecnologia va avanti nei secoli e procede sempre in maniera molto bellissima, sempre vicina. Per esempio, nella tradizione mitologica ebraica vi è il concetto, il personaggio del golem, che letteralmente significa
materia informe. Ma intorno al 1500 un rabbino inventò il mito del golem, ovvero un automa, una specie di omino meccanico, appunto, che aveva la capacità di essere autonomo e di vivere come un uomo attraverso un codice alfabetico. E questo mito ispirò moltissimi autori, tra cui i fratelli Grimm, ma anche Hoffmann, e si ripercuote in gran parte della letteratura anti del Novecento. E infatti in esso vi è il paradosso della tecnologia, nata per essere a servizio dell'uomo, è diventata poi anche pericolosa per l'uomo stesso. E infatti una delle persone che si sono probabilmente più ispirate a questa leggenda è proprio un'autrice donna, Mary Shelley, che nel suo Frankenstein dimostra proprio questo doppio paradosso della tecnologia, attraverso uno dei primi romanzi horror della storia della letteratura. Il romanzo di Frankenstein ha ispirato grandissima anche letteratura cinematografica e ha al centro la storia di un ingegnere che inventa quello che oggi chiameremo robot, e all'epoca probabilmente chiamavano automa, ovvero una macchina capace di essere come l'uomo ma non generata naturalmente. Questa macchina diventerà pericolosa per lo stesso suo ideatore, che ne avrà gravi danni e pericoli. E appunto, come vi dicevo, il primo romanzo horror della storia fece molto scalpore, fu molto ritirato, anzi visto come qualcosa di diabolico, ma in realtà ebbe un grande successo perché in sé aveva l'idea che la tecnologia, come dicevo, nata a servizio dell'uomo, in realtà poi diventa antipericolosa, può diventare antipericolosa, e quindi denunciava un problema, un pericolo. Oggi noi abbiamo, quando ti è Baricco, in un libro interessante, The Big Game teorizza, abbiamo la democrazia aperta data dall'informatica, cioè il sogno della possibilità di parola di tutti, della libertà di tutti, delle pari opportunità per tutti, probabilmente si è realizzato anche grazie all'informatica. Infatti oggi tutti noi possiamo avere accesso all'informazione tramite un computer o tramite un telefono, possiamo avere il diritto di parola, di espressione, di relazione, un libro, un'opera artistica, una canzone, una musica, attraverso gli strumenti informatici. E tuttavia lo stesso autore Baricco ci ricorda quanto siamo entrati in un grande gioco virtuale dai confini anche ignoti e per questo pericolosi, che chiamano tutti a partecipare, anche coloro che non vogliono. E infatti da poco sappiamo, insomma nel giro di 20 anni, sappiamo che le intelligenze artificiali sono gli strumenti che probabilmente più riconosceremo nel futuro. Gli informatici e comunque gli studiosi delle neuroscienze applicate all'informatica ci dicono che sono in continua tensione di scoperta di forme di intelligenza artificiale sempre più sofisticata. E loro stessi ci riportano il pericolo che sta dietro queste nuove ricerche, ovvero che noi uomini, affidando ogni attività come le attività di calcolo, come la correzione di un testo, quindi la grammatica, ma qualunque altra forma di attività che notoriamente è nota all'uomo, delegandola alle macchine, negli anni e tra generazioni probabilmente l'uomo perderà queste abilità e quindi magari non sarà più capace di fare un calcolo in autonomia senza una calcolatrice, piuttosto che correggere un testo in autonomia, piuttosto che orientarsi senza un navigatore. Tutto questo a favore dell'intelligenza artificiale,
che si nutre dell'intelligenza umana sempre di più. Sappiamo che nel giro di 20 anni l'uomo sarà capace di costruire un'intelligenza artificiale capace di essere la più intelligente intelligenza del mondo e della storia del mondo. E addirittura la più intelligente non solo tra gli uomini, ma anche tra tutte le intelligenze mai create dalla natura. Un'intelligenza basata sul calcolo e sulle connessioni. E tutto questo mette a grave pericolo l'uomo, che nel frattempo avrà dimenticato probabilmente le sue abilità primarie, delegando sempre più alle macchine, e quindi potrebbe generarsi davvero una prevaricazione della macchina sull'uomo. Queste scoperte, queste riflessioni nascono anzi dalla scienza, ma si nutrono molto delle letterature cinematografiche. E infatti, soprattutto nel mondo, a partire dal Novecento, quando lo stesso Calvino afferma che la letteratura non può più scindersi dal sapere e dall'informazione e dalle scoperte scientifiche, infatti molti autori si sono concentrati sulla riflessione di quale sarà il mondo del domani. E infatti ci sono notevolissimi film futuristici che ci proiettano in un mondo in cui robot e uomini conviveranno e addirittura potrebbero generare dei conflitti tra di loro. Un esempio è Matrix, un film che un po' tutti abbiamo conosciuto, in cui è presente questo tema, ma ancora più centrale si trova in Blade Runner. Sia nella versione prima, che è davvero migliore, ma anche nella versione seconda. E infine vi consiglio un film che ho visto e che mi è piaciuto molto, ma che purtroppo non è molto conosciuto, ed è Ex Machina, incentrato proprio su questo tema. L'incontro tra la letteratura cinematografica e anche la letteratura in generale e le scienze ci mettono davanti agli occhi questo grave problema che potrebbe ingenerarsi in un futuro non troppo lontano, le cui basi si ergono già adesso, e cioè che l'uomo possa abbandonare le sue capacità attitudinali, le sue tecniche conosciute nei secoli, delegando sempre più alle macchine ed entrando in un conflitto con esse, quando le loro intelligenze saranno superiori a quelle dell'uomo. Ma accanto a questo mi viene da dire che lo sviluppo delle intelligenze artificiali sta portando l'uomo sempre più a considerare l'intelligenza non solo considerare l'intelligenza soltanto quella razionale o di connessione, ovvero quella delle macchine. Ma l'uomo ci dimostra che esistono diversi tipi di intelligenza, tra cui quella emotiva e empatica, che in sé non è stata ancora mai prodotta scientificamente in alcuna macchina e non è stato possibile emulare. Io credo che sviluppare, cercare di sviluppare tale intelligenza conduca a noi stessi uomini a ciò che ci rende unici e che ci separerà sempre dalle macchine, ovvero esseri intelligenti anche dal punto di vista emotivo ed empatico, capaci di sentire l'altro attraverso le emozioni. Le emozioni sono una forma di intelligenza molto rilevante che, come vi dicevo, ancora nessun ingegnere informatico è riuscito a produrre in una macchina.